Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 ottobre. Mi spiace, non posso dirvi dove mi trovo, per il semplice motivo che è straordinario. Sono in questo bellissimo albergo pugliese, però ieri stavo facendo come si può dire, un incontro con una famiglia straordinaria che è 50 anni, che ha un'azienda fantastica qua al sud, e mi hanno detto, siccome avevo un collegamento ieri con Rete 4, mi hanno detto: Nicola, mi raccomando, però, buongiorno Gerardo, Nicola, mi raccomando, non dire l'albergo e non citare l'albergo dove ti trovi. Un po' come se si vergognassero che io sia qua in questo albergo. Voglio dire, un albergo evidentemente che pensa che io sia un pericoloso sovversivo, non lo so che cosa pensa, ma perché non vogliono unirsi, non so qual è la scusa, non vogliono che ci sia nessun orientamento politico. Ecco, in questa frase c'è tutto un mondo, quindi io non dirò in quale albergo sono, state tranquilli albergatori, non ci torno più in questo albergo e oggi non dico dove mi trovo, se vi vergognate tanto. Cosa succede sui giornali? Beh, la cosa che succede fondamentale è che c'è stata una fusione, si dice, con i consigli di amministrazione che l'hanno approvato, tra la Peugeot e la Fiat. È il quarto gruppo mondiale, l'abbiamo già detto ieri, è stato approvato dal consiglio di amministrazione, varrà 5 miliardi, 50 miliardi di dollari, ci sarà una maxicedola che la Fiat riconoscerà ai suoi azionisti per 5,5 miliardi, mentre invece Peugeot farà un'altra operazione. Sono complementari, si dice, in America, e per le sportive della Fiat e per l'elettrica che c'ha Peugeot. Insomma, tutti quanti i giornalisti posso dire quello che gli pare. Il Fatto Quotidiano oggi dice che questa fusione diventerà francese la Fiat, mentre Zacchè oggi sul fondo del giornale dice invece nasce un big europeo, che è una storia molto diversa rispetto a quella di Parmalat. Queste sono le due, diciamo, posizioni opposte, cioè Fiat diventa francese, no, è un gigante europeo secondo il giornale. Però, con tutto il rispetto nei confronti dei colleghi che hanno scritto, secondo me il titolo più azzeccato, straordinario, come spesso avviene, quello di Milano Finanza MF, che oggi ci titola rispetto a questa grande fusione, che vuol dire gente, automotive, la tradizione italiana, sulla fusione Fiat-Peugeot, titola in questa maniera: Francesi alla guida, Agnelli alla cassa. La trovo straordinaria. Devo dire che è un titolo che sembra vendita, ve lo ricordate voi quel titolo di, come si chiamava, di quel bresciano, di Busi, vendita galline chilometri 2, ma il titolo è fantastico, Francese la guida, Agnelli la cassa, il titolo di MF, chapeau per un titolo così ben fatto. Devo dire la verità che proprio oggi la Commissione europea, su istigazione delle autorità francesi e tedesche, sta cercando, ne parla il Sole 24 Ore, di bloccare la fusione, che era un'acquisizione di fatto, tra i cantieri di Bono, cioè In Cantieri, e Saint-Nazaire, che erano i cantieri sull'Atlantico dei francesi, che prima facevano parte di un gruppo coreano. Li hanno venduti, li hanno comprati gli italiani. Macron, nonostante le promesse elettorali, che ha detto si fa, si fa, si fa, era contrarissimo e non li voleva fare. E insomma, se questa è la nota dello spartito, devo dire che chi comandi tra francesi e italiani, alla fine, quando si fanno le joint venture, ho sempre il dubbio che siano i francesi a farlo. Grande questione sulla manovra. Oggi il Corriere della Sera, ovviamente, ci ha ripensato rispetto alla minchiata che ha ieri, cioè la manovra, niente tasse. In realtà oggi si capisce che è pieno di tasse, da quelle che avevo già detto ieri, cioè i filtri, sui filtri, le cartine delle sigarette da rollare. Poi c'è soprattutto una cosa che vi avevo già annunciato ieri, cioè la stangata sulle auto aziendali. La stangata sulle auto aziendali vi sembra una stupidaggine, perché pensate, adesso finalmente faremo pagare, che peraltro sarebbe del tutto ingiusto, quei ricconi che hanno quelle orrende Mercedes. Orrende sono le Mercedes, ma non sono necessariamente da stangare soltanto per la loro bruttezza. E allora che cosa succede? Sapete, quelle Mercedes là che c'hanno, insomma, siete anche un po' contenti quando uno è così cretino di comprarsi una macchina così brutta. Ma il punto è un altro: qui, se uno si compra, parliamo di Fiat, una Jeepetta sotto 30.000 euro, sotto 30.000 euro, beh, l'aggravio, se ha fino a 27.000 euro di reddito, ce l'ha spiegato Zanetti, tra poco lo pubblico sul nostro sito. Sapete di quant'è? 2.680 euro di tasse in più se quella macchina gli è stata data dal suo datore di lavoro. 2.680 euro, che cazzo fanno? Altro che cuneo fiscale. Da una parte fanno tutte quante, no, le bombardate, il cuneo fiscale l'abbiamo ridotto. Se uno ha un'auto aziendale e guadagna fino a 27.000 euro, questa manovra vuol dire 2.680 euro di tasse in più, 10 volte il vantaggio che lo scudo fiscale, scusatemi, che il cuneo fiscale ridotto, questa manovra dovrebbe fare. Tutti zitti e muti. Nel frattempo Italia Oggi si occupa delle detrazioni, questo è del tutto chiaro, i ricchi detrazioni non ne avranno più, i ricchi soprattutto.
soprattutto quelli che hanno sopra 240.000 euro. Altra questione, non vi preoccupate perché della mozione Segre ne parleremo ancora, è l'intesa con i libici. Qui il titolo fondamentale del giornale cattocomunista di Avvenire, che non nega le sue origini cattoliche, qualche volta fa finta di non essere comunista, ma è proprio quella roba lì, è il nuovo manifesto, patto col diavolo. Qui devo dire che più l'anima comunista, cioè ovviamente l'anima, diciamo, cattolica solidarista, che è quella che uno un po' più può apprezzare nell'Avvenire, perché è il suo DNA, quello dei vescovi. Beh, l'accordo in realtà è stato siglato nel 2017 da Minniti con la Libia per far sì che non ci arrivassero milioni di persone in Italia. Voi dite esagero? Basta leggere l'intervista fatta a Minniti su Repubblica oggi da Gad Lerner, che dice: guarda che quando io sono arrivato lì era un casino, c'erano 180.000 persone che arrivavano in Italia, non sapevamo come gestirle, vivevano in condizioni pessime, abbiamo fatto un accordo con la Libia che sì, lo possiamo rivedere, ma quell'accordo è sacrosanto. Parola di Minniti oggi su Repubblica. E un'altra questioncina di principio riguarda un fantastico travaglio oggi sulla Raggi, che cerca di difendere, parla un po' di anticipo perché tutti quanti un po' si stanno scatenando per cercare una soluzione per Roma, che è una città non governata da quando la Raggi è là. Beh, insomma, il cannoneggiamento di tutti, dice Travaglio, mettendo insieme Casa Pound, Casa Monica, Casa Caltagirone e tutti i partiti. E insomma, non so se accostare Casa Pound a Casa Monica sia corretto, non so se accostare Casa Pound, Casa Monica a Casa Caltagirone sia corretto, e in più l'attacco a Morassut, ex assessore di Veltroni, che il PD vorrebbe candidare, secondo alcuni, alla guida di Roma. Io direi tutti meglio della Raggi, penso che ormai lo pensino anche quelli che l'hanno votata. Ultima questione riguarda la mozione Segre. In realtà la mozione Segre, su cui titola duramente Repubblica, sarà contento l'onorevole Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, sceglie Segre il tradimento della destra, perché all'interno della destra, per esempio, la Carfagna ha detto: ma com'è possibile che noi non abbiamo votato, non mi riconosco in questa Forza Italia. In realtà io non riconosco lei in Forza Italia, cioè per ultime 15 dichiarazioni che ha fatto, diciamo, più a sinistra di Renzi. Se vuole andare da Renzi ci andasse senza nessun problema, penso che se ne farà una ragione l'elettorato di Forza Italia per quel che è rimasto nell'elettorato di Forza Italia. Ma la questione Segre è molto delicata e ve lo dico semplicemente, e lo spiega molto ma molto ma molto bene oggi Francesco Del Vigo. Allora, c'è qualcuno di voi che segue questa zuppa di porro che può essere, non dico simpatetico, ma può non essere disgustato per gli insulti che qualcuno ha fatto alla signora Segre, reduce dei campi di concentramento? Perché se così fosse, se ne deve andare a quel paese e soprattutto non deve seguire più questa zuppa. Una donna di 80 anni che è stata in un campo di concentramento, zitti, in preghiera e in massimo rispetto nei suoi confronti. Insultare lei è peggio che insultare me, chiaro, perché io sono un uomo che ha vissuto semplicemente a differenza di questa donna. Voglio dire, archiviata questa partita, che è molto semplice, il fatto che questa donna abbia sofferto quello che ha sofferto non vuol dire, non giustifica che i politici italiani debbano votare la seguente commissione straordinaria per il contrasto di fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo, dell'istigazione all'odio e alla violenza. Che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire questa commissione? Mi spiegate che cosa vuol dire? Che senso ha votare questa commissione? Se voi mi dite, vuoi alzare le braccia, salutare, ringraziare, omaggiare la signora Segre? Sì, per quello che ha sofferto. Lei, con tante altre persone che hanno sofferto giustizia nella vita, lei è più dura di altre. Ma pensi che sia necessario fare questa commissione della minchia per evitare che ci siano fenomeni di intolleranza e razzismo? È una stronzata totalmente inutile, come totalmente inutile dovevi spiegare all'albergatore dove sono che non c'è nessuna vergogna nel dire che io faccio un collegamento con Mario Giordano da questo albergo, non c'era bisogno di censurarmi su questa dichiarazione, non cambia nulla. Siamo in un paese, come dice Del Vigo benissimo sul giornale, pericoloso misurare le opinioni altrui con il righello del codice penale. Chiaro? Ve la rileggo. Pericoloso misurare le opinioni altrui con il righello del codice penale. Gli stessi Marattin del PD, che erano dei leoni da testiera fino a ieri, che pretendono che noi si vada su internet non solo mettendoci la faccia, ma anche dando il codice, come si dice, la carta d'identità. Ci vuole qualcuno che decida cosa è giusto e cosa non è giusto. Tutti siamo d'accordo che insultare la Segre non è giusto, ma qual è il limite? Non sulla Segre ovviamente. Qual è, bravo Patrizia, qual è il
l'ambito della nostra libertà. Esiste il free speech? È possibile, per esempio, dire io non voglio immigrati in Italia, o è razzista? È possibile dire, come qualche politico dice, io non vorrei assegnare, io non sto entrando nel merito se è giusto o sbagliato. Quante cose, chi decide queste cose? Una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo e dell'istigazione dell'odio alla violenza? La signora Carfagna dovrebbe capire che la Forza Italia che mi ricordo io, che era quella di Martino, di Urbani, di Marcello Pera, forse lei non li conosce e certamente non li ha letto, una commissione di questo tipo gli fa schifo. Mi ricordo io quando con Martino andammo in Israele a spiegare ai giornalisti italiani che quello non era un governo fatto con i fascisti. La Carfagna dovrebbe ricordarsi che nel 94 il suo presidente, che si chiama Berlusconi, veniva considerata un filo fascista perché aveva il suo amico Fini all'interno del governo, e adesso ci fanno la morale sul fatto che vogliono sta commissione. Qualcuno mi dice: sei diventato troppo salviniano. No, io sono rimasto fermo, io sono rimasto liberale, e che pensa che il free speech, anche sulle cose orribili nei miei confronti, sia legittimo fino a quando questo penalmente non ha rilevanza. E là poi c'è il codice penale che già esiste, non c'è bisogno di fare una commissione. Scrive: nel giorno in cui noi parliamo della commissione, non c'è ovviamente nessun giornale in Italia, tranne il Giornale, che ricorda come Biloslavo ieri ha provato a parlare all'Università di Sociologia di Trento e per l'ennesima volta non c'è riuscito. Continuiamo così, comunque, e mi dispiace, ma da tempo non siamo in democrazia, dice qualcuno. Ciro: io farò sempre il saluto romano. Beh, questo lascia perdere il saluto romano, stiamo parlando di una cosa degli anni 40. Perché il ministro degli interni non è stato accusato di sequestro di persona? Dai, e Nicola, Francesca, cara, Cinzia, concordo. Io non vi dico dove sono, ma vi dico che sono in una straordinaria Puglia, che se si vergognasse meno di me sarebbe un po' meglio. Ciao.